Bene, siamo con Alessandro Ciriani, sindaco del comune di Pordenone. Sindaco, si riparte con lo sport, si riparte alla grande con un evento internazionale che è il segno, il simbolo di questa città. È una grande ripartenza, perché fino a qualche mese fa sembrava assolutamente impossibile realizzare anche la manifestazione sportiva più piccola. Qui invece si parte con un grande classico, un grande evento della città di Pordenone, una manifestazione di caratura internazionale. Ed è un segnale, io prima nella conferenza stampa ho detto che questa è la manifestazione che è una sorta di alfiere dello spirito, del sentimento di tutto il mondo dello sport che sta fremendo per ripartire come prima. Tra l'altro ricordiamoci che organizzare un evento del genere in piena emergenza Covid non è sicuramente facile, ma voglio anche dire che ci ascolta che qui li aspettiamo a braccia aperte, perché ci sarà la possibilità in totale sicurezza e serenità di assistere ad uno spettacolo incredibile che unisce i professionisti, quindi il grande livello, con anche lo spazio per i ragazzi più giovani. Velodromo Bottecchia, che sta diventando sempre un gioiellino più importante per la città di Pordenone, un investimento che il comune di Pordenone sta facendo anno dopo anno e sta portando i suoi frutti. Ma questo grazie però alla fruttuosa collaborazione con gli amici della pista. Questo è stato il luogo in cui ha giocato il Pordenone Calcio per moltissimi anni, ma ricordiamoci che si chiama Velodromo Bottecchia, ha 95 anni, tra 5 anni farà un secolo. Il Pordenone, grazie a Dio, è andato in Serie B, quindi sta veleggiando verso altri traguardi. La nostra idea qui è, grazie alla professionalità, alla competenza, agli amici la pista, persone come Rino De Candido, di far diventare un polo di attrazione per i ciclisti non solamente di questo territorio ma addirittura sovraregionale, e progressivamente portare quella calzatura un po' trascurata ad essere un autentico gioiello. C'è una collaborazione tra gli amici della pista e il comune, e nell'arco di qualche anno secondo me avremo davvero delle grandi belle sorprese. Bene, ringraziamo il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e lo invitiamo qui, chiaramente una delle quattro delle tre sedi della città di Pordenone. Grazie infinite e buon lavoro a tutti.